Ben trovati ad una nuova puntata di In Comune, la trasmissione nata fra le sinergie del Comune di Montevarchi e Valdarno Channel. Quest'oggi ci occupiamo del progetto Il Sentiero, che è stato presentato e ufficializzato sabato mattina all'asilo nido, al nuovo asilo nido di Montevarchi in Viale Matteotti. Vi leggo una dichiarazione di un genitore di sabato: ci tenevo ad iniziare il sentiero, ora cercherò di seguirlo. Sono davvero tanti i presenti sabato mattina, sia i responsabili del progetto che nello stesso tempo coloro che poi lo perseguiranno questo sentiero, ovvero genitori e figli. Ne abbiamo parlato con i protagonisti di questo progetto, a partire dal vice sindaco di Montevarchi Giovanni Rossi e da Franco Vaccari. Vediamo. Quest'anno è l'inizio di un cammino, l'abbiamo chiamato sentiero. Un sentiero è un luogo dove si sta insieme, si idea insieme nuovi percorsi, perché la nostra attenzione intorno al bambino si allarga alla sua famiglia. Il bambino e la sua famiglia, un'attenzione particolare alla genitorialità, alla crescita insieme della famiglia. Allora dare un'opportunità in più, partendo da un luogo che è un'opportunità in più per la città, questo splendido nuovo nido che abbiamo costruito, stiamo finendo di costruire, per dare ogni sabato un luogo di incontro diverso per i genitori, in cui si cresce, in cui l'attenzione è posta sul bambino, sulla coppia, sulla famiglia. Insomma, noi ci aspettiamo da questo progetto una crescita per la città, perché è intorno alla famiglia che poi si costruisce la città. Allora cerchi concentrici, l'attenzione al bambino che è anche un'attenzione al luogo dove il bambino è, ma l'attenzione ai suoi bisogni, l'attenzione alla coppia, alla famiglia che è intorno al bambino, perché attraverso l'insieme delle famiglie si costruisca una città nuova. E vogliamo dare il messaggio che una comunità intera, dedicandosi nella vita quotidiana alle molteplici relazioni, crea quella cultura che è l'accoglienza all'infanzia e produce anche la consapevolezza che ci sono molte più risorse in giro per dare risposte ai bisogni di quelle che non si crede. Nel senso che quando siamo in una foresta senza sentiero ci piglia paura. Quando si trova il sentiero la paura si smarrisce. Allora oggi direi che una caratteristica del nostro tempo è quella della paura. Anche per chi ha i bambini, per chi ha i figli, i genitori, no? Sono smarriti e impauriti. Il sentiero vuol dire creiamo un percorso in cui, insieme anche a degli esperti, ritroviamo la serenità per accogliere i nostri figli. E soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente dell'ufficio cultura del comune di Montevarchi, ovvero Luciana Consumati, che ci ha presentato con queste parole il progetto del sentiero sabato mattina. Allora, questo laboratorio nasce da un lavoro naturalmente di diversi mesi. Noi abbiamo già lavorato in passato con i genitori dei bambini dell'asilo nido del comune di Montevarchi, facendo proprio attività con il laboratorio di psicologia di Arezzo. Naturalmente quel tipo di attività è stata rimodulata e ripensata fino ad arrivare a questo tipo di progettazione, che si rivolge a tutti i genitori dei bambini che hanno un'età da 0 a 3 anni. Lo vogliamo realizzare all'interno di questa nuova struttura. E lo presentiamo oggi con la sua articolata organizzazione. Praticamente tutti i sabati mattina i genitori potranno venire in questa struttura e confrontarsi con degli esperti. Ci sarà la figura dello psicologo e ci saranno anche una o due educatrici del nido. Affronteranno le problematiche inerenti a essere genitori in questo delicato momento della vita dei genitori, ma anche dei bambini. E adesso veniamo ai responsabili tecnici di questo importante progetto che ha preso il via qualche giorno fa, che ci spiegano di fatto come hanno elaborato i loro progetti. Vediamo. Fondamentalmente il progetto è volto, diciamo, a dare la massima efficienza energetica di questa struttura e allo stesso tempo di usare i materiali ecocompatibili. E quindi diciamo che l'aspetto principale che è stato curato in questo progetto, che è stato seguito dall'architetto Vanella di Trento insieme a me e altri colleghi dell'ufficio tecnico, è stato quello di porre la massima attenzione sull'involucro di questo edificio al fine di minimizzare le dispersioni termiche. Allo stesso tempo abbiamo cercato di sviluppare tutta un'impiantistica che si avvalesse poi di quelle che sono le energie rinnovabili e quindi abbiamo messo un impianto fotovoltaico, un impianto solare per il riscaldamento dell'acqua
e anche un impianto geotermico, che sono tre fori di 100 metri sottoterra, per dare un contributo al riscaldamento dell'edificio tramite questo sistema geotermico. Diciamo che poi a livello architettonico è stato incentrato molto anche sugli apporti solari esterni, e quindi anche l'orientamento, le aperture dell'edificio caratterizzano sia dal punto di vista dei caratteri distributivi interni, sia anche dal punto di vista energetico, perché se vediamo le pareti rivolte verso ovest hanno delle aperture molto più strette, molto più contenute, mentre invece la corte interna, gli spazi posti a sud e ad est hanno delle aperture più grandi per dare maggiori apporti luminosi nell'arco della giornata. Quindi l'innovazione del progetto è quella di costruire una struttura interamente in legno con coibentazione in fibra di legno e fibra di canapa, e che riesca oltre a consentire di risparmiare dal punto di vista energetico nei periodi invernali, quindi garantire un livello termico ottimale in inverno con un minimo consumo energetico, ma soprattutto quello di smorzare il calore estivo, perché l'altra scommessa è quella di riuscire ad avere un ambiente fresco senza utilizzare l'apporto di condizionatori, ma semplicemente con la coibentazione dell'edificio e col ricambio d'aria, perché qui all'interno c'è un sistema, un impianto che praticamente consente di ricambiare l'aria nelle ore notturne e quindi apportare un clima fresco all'interno la notte, il quale grazie alla coibentazione dell'edificio può durare per tutto il giorno. Quindi la scommessa di queste nuove tecnologie è di avere un ambiente confortevole e in tutto l'arco della giornata con il minimo consumo energetico. Diciamo che difficoltà ce ne sono state e non sono state poche. Io lo considero un parto. È iniziato e piano piano sta nascendo il nostro bambino, che poi alla fine è quello che ci darà tantissime soddisfazioni. Manca, io penso, nel giro di 15 giorni, salvo complicazioni, e se il tempo è dalle nostre parti dovremmo essere fuori con quella che è la struttura e la completa opera. Per noi è una delle prime realizzazioni in questo campo, anche perché con tutte queste innovazioni, come diceva prima il geometra Lo Russo, di nostro non si è mai costruito tanto, però è stata una bellissima esperienza. Il legno poi è la cosa che ti deve appassionare, ti deve piacere, quindi insieme agli architetti e a tutti i collaboratori che ci hanno dato una mano a partorire questo bambino, e siamo quasi fuori. Una bellissima esperienza e, per quanto mi riguarda, molto soddisfacente da un mio punto di vista. Devo ringraziare tutti i collaboratori, i miei titolari, perché questo è un gruppo composto da tre imprese dove ci sono impiantisti, costruttori edili e costruttori del legno, quindi è una squadra composta da tre imprenditori che hanno puntato tutto su di me, e di questo ne sono molto contento, e hanno dato parecchia fiducia affinché nascesse questa bellissima struttura, questa bellissima realtà. Il progetto è nato sulla base di indicazioni ben precise che c'erano state date dal laboratorio di psicologia, che appunto è poi alla fine, come si è visto stamattina, è alla base di tutto questo progetto. Essenzialmente la richiesta era quella di creare un evento, e quindi un qualcosa di particolarmente importante per la città di Montevarchi, cercando di generare il più possibile un'attesa e un mistero nei confronti di quello che stamattina poi sarebbe stato presentato. Questo per cercare di valorizzare il più possibile un argomento, che è appunto quello legato al mondo dell'infanzia e della genitorialità, che teoricamente, se svelato subito, avrebbe potuto generare magari disinteresse nella maggior parte dei cittadini. Invece la richiesta precisa è stata quella di fare una campagna abbastanza martellante, misteriosa, che generasse soprattutto interesse e curiosità, e che poi stamattina si disvelasse. Ebbene, il sentiero è iniziato sabato mattina, però la nostra trasmissione di In Comune finisce qui. Questa è soltanto una prima tappa dell'importante progetto dell'amministrazione comunale montevarchina. Staremo a vedere nel futuro quelle che verranno. Ovviamente noi le seguiremo sempre. Questo è tutto. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre ovviamente il lunedì alle 21. Buonasera.